Allora, ci troviamo qua nell'orto di Casa Laiolo. Quest'anno proseguiamo con le novità. Stiamo continuando un progetto che in realtà è in continua evoluzione, che è quello dell'orto ornamentale, dell'orto giardino. Le principali novità di quest'anno saranno sostanzialmente due, ovvero il fatto che tutto l'orto sarà all'interno, contenuto all'interno di cassoni, quindi non ci saranno più ortaggi in piena terra, e poi anche la dismissione della vecchia serra in plastica, quindi alluminio, che anche esteticamente non era certo il massimo per quanto fosse funzionale, e quella invece sarà sostituita da una serra invece in muratura, in mattoni, mattoni ovviamente recuperati, sarà appoggiata poi contro il muro dell'orto in un punto soleggiato, così da poter avere sia un fattore estetico oltre a quello che è funzionale, chiaramente. Nell'orto adesso siamo in pieno periodo di lavori, anche perché queste giornate particolarmente calde di certo non aiutano in quanto a tempistiche. Di norma in questo periodo dovrebbe essere leggermente tutto più indietro e permetterci anche di avere, insomma, dei tempi più lunghi per proseguire con i lavori. L'orto è già stato completamente arato, quindi la terra è stata rivoltata già durante l'inverno, in realtà, quando è stata fatta la prima concimazione. Adesso abbiamo il terreno completamente fresato e stiamo procedendo con la sistemazione dei cassoni. I cassoni vengono disposti in maniera simile a quella dell'anno scorso. Oltre ai quattro cassoni rettangolari se ne aggiungerà un'altra, una terza, quindi saranno tre quadrati sostanzialmente formati da quattro aiuole ciascuno e fiancheggiati da quattro invece cassoni rettangolari. Nella parte anteriore, quindi più vicina all'entrata nell'orto, sarà presente solo il cassone formato da quattro aiuole, così da poter lasciare anche più spazio, ovviamente per motivi anche di fruizione dell'orto. I cassoni sono realizzati con assi di recupero, quindi il riutilizzo, insomma, dei materiali è sempre un tema a cui teniamo particolarmente. Saranno poggiati sul terreno sostanzialmente, non verranno più di tanto interrati, avranno della specie di paleria o comunque dei pezzi di recupero di assi che saranno interrati in parte per poter far sì che siano comunque più o meno bloccati, ma una volta che i cassoni saranno posizionati in maniera corretta, quindi tramite la stesura di lignole, ovviamente prendendo le dovute misure, saranno poi riempiti successivamente di terra, così da poter pareggiare poi tutto il livello del terreno, poter proseguire con le semine. Ovviamente l'orto è sempre in continua evoluzione, quindi questo porta a dei lavori che mano a mano alcuni saranno mantenuti, altri magari si capirà che non funzionano bene, magari vuoi per l'orto, vuoi per la posizione, vuoi per il terreno, e quindi saranno sostituiti poi da altri lavori o altre soluzioni. L'obiettivo sostanziale di questo disegno e anche della soluzione dei cassoni è chiaramente quello dell'orto giardino, quindi di portare un orto che abbia una continuità sia con il disegno, legato chiaramente sempre, come abbiamo già detto, al disegno del parterre superiore del giardino all'italiana, quindi un fattore sostanzialmente estetico, e sia anche funzionale, perché comunque il fatto di avere l'orto all'interno di cassoni, se studiati ovviamente in una maniera, come dire, intelligente e funzionale, fa sì che si riducano anche i lavori di manutenzione in un certo senso. Tra le aiuole si potrà passare tranquillamente il tagliaerba, quindi la manutenzione del verde che permette poi la fruizione dell'orto sarà sicuramente più semplice. E poi anche la manutenzione all'interno dei cassoni sarà in un certo senso più semplice, perché la soluzione che adotteremo principalmente sarà quella di pacciamare con della paglia, quindi far sì che si riduca anche le erbe che crescono all'interno delle aiuole. E oltre il fatto del vantaggio che la paglia comunque aiuta a mantenere un certo livello di umidità, che comunque, essendo rialzati i cassoni e di conseguenza le piante e il terreno all'interno dei cassoni, patirà meno di ristagni idrici, e questo è tutto ovviamente a vantaggio delle piante.